Siamo in compagnia di Gino Adamo, vincitore del primo concorso di poesia web organizzato dal Museo Mirabile, capeggiato da Rossella Mirabile. Bene, Gino, con quale poesia hai vinto? La mia poesia è Papaveri Rossi, che ha vinto il primo premio per quanto riguarda la sezione in italiano del concorso, primo concorso web Museo Mirabile. E qual è il tema che affronti in questa poesia? Il tema della poesia di Papaveri Rossi è un tema molto delicato. Intanto la poesia la dedico a tutte le donne, ma in particolare a quelle donne che hanno subito violenza. Gino, tu oltre a ricevere questo prestigioso premio sei stato anche iscritto all'Albo d'Oro del Museo Mirabile. Sì, proprio oggi ho avuto questo piacere e questo onore di diventare socio onorario e ho ricevuto la medaglia al Museo Mirabile, la medaglia che mi dà il posto in questo prestigioso museo come socio onorario. Gino, tu sei, oltre ad essere un poeta, sei anche un presidente di un'associazione in Trapani, divulghi quindi cultura e anche poesia, ma la poesia che cosa è per Gino Adamo? Allora, poesia ci sarebbe da parlarne tanto, ci sarebbe da stare qui anche ore intere a parlare di poesia. Poesia, voglio dire, non è soltanto scrivere una poesia. Poesia, cioè si può fare poesia anche con un dipinto, si può fare poesia anche con un gesto qualsiasi, si può fare poesia osservando la nostra natura, osservando il cielo, osservando le stelle, osservando quello che ci circonda, osservando e anche la nostra famiglia, osservando i nostri figli, osservando, più che osservare, avere tanto e tanto amore nei confronti di chi ci vuol bene, amore nei confronti della gente, del prossimo, insomma, in generale ecco, è questo. Un'ultima domanda, tu Gino, qual è il messaggio, quindi il consiglio che dai ai giovani che si cimentano a diventare poeti? Allora, a diventare poeti, io già sono un po' contrario alla parola poeta, più che altro, infatti come ho detto prima, poesia la puoi trovare in qualsiasi momento della tua vita, della tua giornata, quindi più che dire diventare poeti, io dico fare poesia. Fare poesia. E i giovani è molto difficile, oggi vedo che sono pochi i giovani che riescono a fare della propria vita poesia, e vedo che si pensa più a fare l'antipoesia, io la chiamo l'antipoesia, perché quando tu vedi giovani ubriacarsi, drogarsi, fare di tutto, meno che avere rispetto del prossimo, rispetto di quello che ti circonda, di quello che ti sta intorno, ecco che lì non c'è più poesia. Allora stimolare, cercare di indirizzare i giovani verso un modo più sereno, più amorevole nell'affrontare la vita di tutti i giorni. Ci fa ascoltare la poesia che porta come titolo Papaveri Rossi. Ho raccolto dei fiori un mattino, li ho raccolti in un campo di grano. Erano rossi, papaveri rossi, delicati, piegati dal soffio del vento, seguivano le spighe ingiallite, splendenti del sole, che annunciava una calda giornata di primavera inoltrata. Ho guardato quell'ampia distesa, dorata, macchiata, come tela dipinta da mano d'artista. Ho raccolto uno ad uno quei fiori,
ho levato le macchie, quel rosso infuocato, ho reso quel campo più giallo, uniforme, assolato. Le mie mani tremanti tenevano come unico insieme gli steli dei fiori recisi, estirpati, raccolti. La paura stringeva il mio cuore, non volevo far male, non dovevo toccare quei fiori, non potevo sfiorarli, nemmeno col fiato. Il respiro ho fermato. Gli occhi chiusi mi portava lontano, attraverso ricordi passati di piccole donne appena sfiorate da labbra in un tenero e timido bacio, impappabili fiori, papaveri rossi. Non stringerli forte, non farli soffrire, mi dicevo turbato, qual mentre un soffio di vento improvviso li ha fatti volare, lasciandomi solo gli inutili steli. Com'è delicato quel fiore, rosso papavero, grido d'amore.